Buongiorno e benvenuti a Pixel, il gioco del tennis virtuale compie 40 anni e si rinnova con una nuova veste grafica e nuovi effetti sonori. Per stare in gara bisogna muoversi e non stare davanti ad uno schermo. Si chiama Fritball ed è la nuova versione di Pong, lo storico videogioco del tennis. Parole d'ordine, movimento e gioco sociale. La novità è la possibilità di giocare senza avere nulla in mano, né joystick, né controller, né mouse, ma si gioca semplicemente con il proprio corpo, che funziona quindi da controller, e avendo quindi la possibilità di giocare in maniera un pochino più dinamica, più attiva rispetto ai normali videogiochi, insomma, a cui siamo abituati. Il pavimento diventa il campo da tennis, la racchetta virtuale si muove con il corpo. Ci sono due modalità di gioco, una più semplice, l'altra più veloce e con più ostacoli da superare. Funziona attraverso l'utilizzo di due telecamere che catturano il movimento dei due giocatori e che attraverso un software li convertono in comandi per il videogioco. Non è più necessario togliere i guanti per fare una telefonata, chattare o inviare una mail tramite smartphone o tablet. Inverno, freddo, il guanto c'è, si vede, ma non impedisce più di telefonare o mandare un SMS. E con un occhio alla moda. Basta indossare questi guanti multicolor in pura lana intrecciata con fili di argento che conservano la sensibilità della nostra pelle agli schermi touch e le mani al caldo. Hanno la particolarità di mantenere il contatto, il flusso bioelettrico naturale della pelle a contatto con gli schermi capacitivi di tablet o di smartphone, perché sono interamente intrecciati di fili d'argento. E per i più freddolosi la versione imbottita è caldissima, se non si può rinunciare allo smartphone neppure sulle piste da sci. L'artista Paolo Goldstein ci ricorda l'importanza di imparare a riparare le cose con il suo progetto Repair is Beautiful. Un sito in cui ci consiglia dei modi inusuali di aggiustare le cose che abbiamo intorno tutti i giorni. Per esempio, mentre ripariamo con lui un iPhone usando delle ossa, o magari impariamo come si aggiusta una sedia creando un grosso intreccio di fili e pezzetti di legno, possiamo intanto meditare sull'importanza sociale ed ambientale di aggiustare le cose invece di semplicemente buttarle via e poi di comprarne altre. Ricostruzioni 3D, documentari, applicazioni per dispositivi mobili e la nuova guida digitale messa a punto per iniziare dalla città dei Sassi, Matera. Un sito web per visitare Matera, la città dei Sassi, che diventa così multimediale. Una sorta di guida che non guida, ma che accompagna il visitatore nel centro storico, tra palazzi nobiliari, chiese, piazze, svelando la città, patrimonio dell'UNESCO, in una nuova veste virtuale. La Civita e i Sassi. Un panorama che lascia senza fiato. Matera Città Narrata permette di pianificare la visita e scaricare anche un pacchetto di applicazioni per cellulari, tablet e iPad. La mappa è interattiva, copre 31 monumenti, 6 percorsi ed escursioni, ma anche i luoghi che hanno ospitato importanti set cinematografici. La produzione cinematografica nazionale e internazionale in circa 60 anni è riuscita a realizzare oltre 30 lungometraggi di finzione e un numero sterminato di documentari di vario genere. Un progetto realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche che per la prima volta propone una ricostruzione 3D di Matera attraverso 9 epoche storiche. Veniteci a trovare su pixel.blog.rai.it, scriveteci a pixel@rai.it.